nostro ospedale dei bambini ad Hargeisa, in Somalia, la nazione dove un bimbo su cinque non sopravvive. Lunga fila alle 7 del mattino, bimbi che arrivano anche dall'Etiopia e da Djibouti, bimbi che a casa morirebbero. Tanti colori. Gli infermieri e i medici somali cominciano il triage, la selezione dei bimbi più gravi da visitare per primi. Tante malattie e tanti disastri fatti dai guaritori locali. Come queste brutte cicatrici da ustioni fatte col ferro rovente sulla schiena per guarire la polmonite. Tante visite. Tante mamme che descrivono, impaurite, e i giovani medici ed infermieri bravissimi che ormai non hanno più bisogno di noi. La tipica famiglia somala, mamma con 8 bambini, tutti con lei. Però già che c'era, potete portare anche tutti gli altri per controllo. 7 in tutto. Il saluto affettuoso di questa bimba che, come tutte le bimbe, è stata sottoposta a quella pratica barbara di mutilazione genitale che si chiama infibulazione. Poi i bimbi vanno in OPD, l'ambulatorio dove vengono visitati e vengono date loro le medicine. Alcuni bambini hanno una grave diarrea e magari sono disidratati, devono restare in ospedale, ma non è sempre facile. Tante mamme rifiutano il ricovero, tanti figli, un marito drogato. Ma quelli gravi, tanti piccolissimi, senza ricovero, morirebbero. Tanta malnutrizione, le mamme non sanno dar loro da mangiare. E Yama, il nostro giovane coordinatore medico, descrive questo piccolino che, a un mese di vita, pesa solo 2 chili. This one was 2.2 kilo when I arrived at the hospital. Qualche sorriso, tanta sofferenza. Questo bimbo con una sindrome nefrotica morirebbe in pochi giorni senza cure. Mohamed finalmente è migliorato. Le sue ustioni vengono medicate più volte al giorno da più di un mese. Fa ormai una brutta ustione di secondo grado. Good job, Mohamed. You're very brave. Mohamed vive in un campo profughi vicino all'ospedale. Povere famiglie, non hanno certo una cucina a casa. E le mamme preparano da mangiare per terra. Mohamed si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente. Ma per fortuna adesso Mohamed si diverte con gli altri bambini nella zona giochi dell'ospedale. Che soddisfazione vedere sorridere tutti questi bimbi. Nell'ospedale si insegna di continuo, si insegna agli infermieri, si insegna ai medici, si insegna in reparto. Si insegna anche in maniera formale nelle aule e si insegna anche agli studenti di medicina dell'Università di Hargeisa, agli studenti infermieri della loro scuola. E si insegna anche come comportarsi se dovesse arrivare l'Ebola. Per fortuna il problema non esiste adesso, ma occorre prepararsi. And then tell the staff when we have a suspected Ebola case, immediately start shepherding the people out this side to the gate or down this side depending on where they're sitting. Okay? As soon as possible. Bisogna stabilire i percorsi giusti per evitare il contagio. Ok, come on up to here. Up to this. Come on. Will you stand there for a while and just don't move to anywhere else? Bisogna insegnare le metodologie per un corretto isolamento. All the people there.
Why is she washing her hands at this point? C'è tanta sofferenza in ospedale. Ma nel nostro ci sono anche tanti sorrisi. C'è tanta voglia di stare bene, tanta voglia di guarire in un ambiente che per loro è un paradiso.